Cervelli in fuga è un problema che riguarda la Campania, dove negli ultimi anni si è registrata una fuga vera e propria di giovani universitari, docenti verso altre regioni, se non addirittura altre nazioni. Come intervenire? Beh, come intervenire è la domanda che ci porremo questa sera, questa giornata dedicata proprio ai talenti in fuga, proprio perché le famiglie italiane ci chiedono di approfondire questo tema. Certamente ci possono essere delle soluzioni, ma solo se la politica, se le istituzioni e se anche gli imprenditori prendono a cuore questa situazione. Intanto credo che la prima cosa da fare è debellare la criminalità organizzata, le mafie, proprio fare una serrata contro il nepotismo, la criminalità, tutte le organizzazioni criminali che sono nel nostro paese e che ci rubano, fanno dei furti quotidiani, perché i ragazzi vanno via perché non hanno speranza. E poi c'è un altro elemento fondamentale, che è l'antipolitica, che sta prendendo piede. Io che incontro i giovani spesso anche per il mio lavoro, mi dicono che non si occupano della politica perché la politica è una cosa sporca, ma questo gliel'hanno detto, gliel'hanno raccontato gli adulti, proprio per evitare che i giovani freschi, puliti, sani, colti se ne occupino. Invece no, bisogna riappropriarsi della politica, farla con serietà, operare per il benessere della comunità. E credo che un altro elemento che ci tocca proprio tenere in considerazione sia anche la meritocrazia. Noi viviamo in un paese in cui la meritocrazia non esiste più, quindi i ragazzi qui sono pattumiera, all'estero diventano dirigenti di azienda, ricercatori, eccetera. Noi abbiamo l'esempio a Napoli, a Pozzuoli in questo momento, perché lì si è trasferito il centro TIGEM, che è uno dei centri di ricerca più importanti, tra i centri di ricerca più importanti del mondo, il cui direttore è Ballabio, Andrea Ballabio, che è un italiano rimasto negli Stati Uniti d'America per tanti anni a lavorare ed è ritornato in Italia grazie alla raccolta dei fondi Teleton, a cui io partecipo oramai da 25 anni, che finanzia costantemente il progetto TIGEM, dove si studiano le malattie rare. Se non si fa innovazione tecnologica, l'Italia diventa anche un paese poco competitivo.